Viaggio e vacanze è un settore che va bene tutto l'anno, soprattutto adesso che siamo a ridosso delle prossime vacanze invernali. E vediamo che cos'è e come si genera l'impulso d'acquisto da parte del nostro viaggiatore, del nostro utente. Il 60% delle persone dichiara che la scelta del viaggio dipende da un hotel o una location che hanno una particolare attrazione e che quindi magari su un listato ci vengono più all'occhio perché magari hanno una immagine più bella rispetto all'altro, oppure una location che permette di visitare dei luoghi e quindi comunque è una città d'arte o un posto che contiene qualche attrattiva particolare che comunque ci porta a volerlo visitare. L'altro aspetto è chiaramente quello economico, quindi un'offerta particolare che può includere un volo, un hotel o un ristorante per la quale magari ci vediamo propensi a volerne approfittare e quindi anche il prezzo in questo caso può fare la scelta. Andiamo a vedere invece dove stanno incrementando le richieste, ovvero il 150% di incremento per ricerche che riguardano oggi, stasera, stanotte ad esempio, quindi molto vicine nel tempo, quindi l'utente che cerca qualcosa a cui poter attingere immediatamente o comunque nell'arco della stessa giornata. Quindi possono essere tutta una serie e si possono fare tutta una serie di attività per anche portare gli utenti a consultare ad esempio un calendario con degli eventi che vengono fatti in quel preciso giorno, con precisi orari, precisi costi per le partecipazioni a questi eventi e anche eventualmente decorarli o aggiungere, arricchirli anche con la possibilità e indicazioni relative a parcheggi o come raggiungere in un modo piuttosto che in un altro. Cose che sui siti più abituati o avvezzi, diciamo, a ricevere turismo sono sempre pronti, in altri che comunque predispongono l'utente e prevedono l'arrivo di utenti anche da parte di stranieri da qualsiasi tipologia di località o anche con qualsiasi tipo di mezzo, spesso mancano le indicazioni per raggiungere la location con diverse modalità. Il 57% invece, come abbiamo visto anche in altri video insomma che riguardano sempre il customer journey e quindi l'esperienza, la user experience, chiedono personalizzazione sulla base delle abitudini, quindi comunque i grandi siti che già lo fanno, ovviamente come Amazon, eBay o similari, devono essere in questo caso un spunto importante anche per i più piccoli che dovrebbero sforzarsi in questo senso, quindi offrire la possibilità agli utenti di consultare anche lo storico dei loro ordini, ma sfruttarlo in qualche modo anche per customizzare delle offerte future o anche a stretto giro nell'arco della giornata nel caso dovessero tornare sul nostro sito. Il 36% addirittura è disposto a pagare di più se gli facciamo risparmiare tempo, quindi significa che comunque ormai l'utente ha la piena consapevolezza del fatto che per organizzare la sua giornata di viaggio, escursione o di visita comunque è richiesto un tempo all'inizio per prepararla e quindi definire quali sono gli itinerari, il posto dove mangiare, il modo con cui muoversi, spostarsi per raggiungere quella località, sicuramente fargli risparmiare tempo in questo senso e quindi andargli incontro suggerendogli una serie di percorsi che lo portano, come dicevamo, dalla scelta del mezzo fino alla fruizione del servizio scelto, a questo punto è disposto a pagare un pochino di più sulla base di quelle che sono le nostre proposte invece di andarsela a cercare perché sa già che comunque gli farebbe perdere tempo e oggi il tempo ovviamente c'ha un costo importante. Come possiamo chiaramente aiutarci e aiutare anche il nostro utente? Attraverso ovviamente il machine learning. È chiaro che qui parliamo di settori evoluti e aziende con un determinato budget e che possono investire anche in determinate tecnologie. Quindi che cosa possiamo fare col machine learning? Possiamo automatizzare ovviamente non solo le procedure di acquisto, compilazione e tutto il resto, ma anche quelle che sono i rapporti con il nostro utente, quindi gestire notifiche push oppure le mail e tutto quello che può dipendere da come il nostro utente si è rapportato con noi durante il customer journey e durante anche la sua fidelizzazione col nostro sito. Quindi dare anche dei suggerimenti, come ad esempio fa Booking, se il nostro utente è già stato in una località particolare,
suggerirgli di andare per esempio a visitare qualcosa in un'altra località che ha delle caratteristiche simili ad essa, che potrebbe non essere per forza così vicina, ma anche in altre parti d'Europa o del mondo, che però racchiude una tipologia di visita fatta dall'utente che magari è più attratto da luoghi che riguardano l'archeologia oppure città d'arte, siti storici in generale. L'altro aspetto chiaramente è quello dell'aggiornamento. Spesso capita di visitare anche siti enormi, turistici, che comunque consentono l'opportunità di vedere molte delle cose che possono essere fatte in determinate località, ma non sempre viene aggiornato questo aspetto, ovvero sì, posso fare quella cosa in quel posto, ma non è detto che io possa farla tutto l'anno. Quindi il fatto di portare traffico e far visitare agli utenti qualcosa a cui non possono accedere immediatamente è sicuramente una frustrazione per l'utente e una perdita di tempo per noi, quindi è un tipo di traffico che potrebbe non servirci in quel momento. L'altro aspetto importante da valutare, soprattutto per i travelers, che chiaramente sono persone che si trovano in quel caso non solo a dover scegliere, ma anche già nella località, e quindi fare una scelta molto più pertinente a quello che è la sua prossimità, è proprio il fatto di utilizzare la vocal search. E quando ovviamente queste persone lo fanno nella lingua madre. Uno su tre ormai si affida al Digital Assistant, che può essere quello di Google, quello di Apple, quello di Amazon e così via, e quindi ormai il machine learning ha portato il riconoscimento vocale a superare il 90%, le persone se ne sono accorte, lo ritengono molto utile e quindi lo utilizzano. Uno su tre è tantissimo, anzi sono un pochino di più perché è circa il 36%. Quando lo fanno? Come lo fanno? In lingua madre, quindi immaginatevi che se una volta eravamo costretti a fare il sito in multilingua, oggi siamo costretti a farlo in quasi tutte le lingue se vogliamo, perché la persona ad esempio ebraica parla in ebraico al Digital Assistant, l'arabo parla in arabo al Digital Assistant, il russo e così via, perché ovviamente nel momento in cui lo fanno l'approccio verso la macchina è con la loro lingua madre, non pensano di parlare a qualcosa in inglese. Tutto questo sempre perché il riconoscimento ormai vocale anche da parte di Google o di tutti gli altri assistant che sono ormai disponibili sugli smartphone garantisce un perfetto match con tantissimi ormai degli idiomi che si trovano nel mondo. Quindi il consiglio in questo caso è quello non di pensare a un sito multilingua, ma a un sito che contiene tante landing che sono fatte per le lingue specifiche. Il nostro assistente vocale, quindi il bot prima e poi Google o tutti gli altri nella fase di elaborazione sapranno riconoscere la pagina nostra che è dedicata all'utente che effettua quel tipo di ricerca. Non sarà necessario tradurre tutto il sito, ma solo le parti che riteniamo necessarie per informare l'utente e per ottenere eventuali conversioni. Ma vediamo adesso che cosa c'è oltre il traffico, il posizionamento e l'advertising che andiamo a fare. Un esempio su tutti è l'analisi della ricerca interna, cioè l'utente ormai è arrivato sul nostro sito, l'abbiamo convinto e al termine del customer journey deve solo sistemare alcune cose. Adesso io faccio un esempio mostrandovi una slide di un sito non travel che però comunque su cui ho dei dati da farvi vedere e su cui vedete che la ricerca che viene effettuata va su chiavi navigazionali e il dato da visualizzare in questo senso è sicuramente il tempo medio dopo la ricerca. Quindi significa che se il tempo, come vedete in questa prima slide, ho evidenziato in giallo le parole e chiaramente comportano poi un tempo molto basso, significa che la ricerca in quel senso è stata insoddisfacente. Se quelle chiavi che l'utente cerca possono essere utili al mio business, quindi posso ad esempio integrare un catalogo laddove l'utente mi ha fatto una richiesta in particolare, allora lo farò. Se invece per esempio il cliente stava cercando qualcosa e io ho quel prodotto ma la ricerca non l'ha soddisfatto, andrò a vedere che cosa restituisce la pagina quando un utente cerca quella cosa per cercare di migliorarla, magari non ho affinato bene il motore di ricerca e sto restituendo dei risultati non adeguati. L'altro aspetto invece, il secondo, è la seconda slide che mostra chiavi transazionali, quindi vediamo quali sono poi le chiavi che hanno portato effettivamente più volume di spesa, quindi un carrello più alto dopo essere state eseguite. L'utente che ha cercato determinate parole ha
poi comprato, mentre ce ne sono alcune che sicuramente non hanno portato a nessun tipo di conversione. In quel caso anche farò un'analisi e vedrò se sono prodotti che ho, migliorerò la mia ricerca, se sono prodotti che non ho, potrei decidere di integrarli nel mio catalogo. Ovviamente questa della ricerca è un esempio e, come detto, mostrato e abbinato al travel potrebbe essere altrettanto vantaggioso, e quindi vi consiglio di poterlo fare. Come sempre, grazie per aver visto il video, spero che vi sia stato utile, vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani. Ciao ciao!